Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo al primo episodio di Shopping Estremo. Shopping Estremo è un format dove regalerò a un influencer una giornata di shopping con me. Ci sono solo due fondamentali regole. Uno, scelta del negozio, sceglie l'influencer. In questo caso il nostro influencer ha scelto Decathlon. Regola numero due, hai solo 1000 euro da spendere, solo, in soli 10 oggetti. Quindi può comprare 10 cose che non devono superare il valore di 1000 euro e non devono essere inferiori a 950 euro. Quindi ha un range di sbaglio di 50 euro. Altrimenti se le paga lui io me ne vado alla cassa. Chi sarà più preciso tra tutti quelli che parteciperanno a questo format vincerà una giornata extra speciale. Seguitemi per sapere le prossime. E ora veniamo subito al primo ospite. È proprio lui, Shale Boom. Ciao Tony. Ciao ragazzi, penso che da quando faccio YouTube penso sia uno dei video più epici che io abbia mai partecipato. E soprattutto che devi 1000 euro di prodotti, ci mancherebbe. È un prodotto placement. Voglio, se non lasciate mi piace sotto questo video, voglio almeno 1000 like. 1000, sai perché? Perché io ho 1000 fedelissimi e voglio vedere tutte e 1000. Voglio vedere chi sono i 1000 fedelissimi. 3000 like, se no questa serie di Tony non continua. 50 euro massimo potrei sbagliare. 10 articoli, non è proprio facilissimo. Andiamo dentro con lo shopping. Andiamo. Allora, siamo dentro ragazzi, abbiamo Mario che ci darà una mano. Ciao Mario. Diciamolo, grande Mario, diciamolo, siamo al Decathlon di Casoria. Mario, la mia passione più grande è il calcio. Ottimo. Quindi vi puoi dare una mano nel settore calcio. Voglio iniziare da quello che mi piace di più. Venite. Ecco il reparto calcio, qui trovi i palloni e le scarpe bambino e lì trovi l'abbigliamento uomo e le scarpe uomo sulla testa. Allora, voglio iniziare con qualcosa di costoso, quindi magari qualche scarpetta fatta come si dice. Allora, c'è la scarpa ultimo modello dell'Adidas F50, quella che calza ovviamente anche il grande Leo Messi. Divento come lui dopo. Sicuramente no. Sì. Allora, facciamo così. Wow, i Predator sono bellissime. Queste qua sono bellissime. Guarda le Predator, queste qua. Tony, sono case pacchiane. All'età tua. Ma perché? Quando giocavi tu, 40 anni fa. Sì. Sono bellissime, non capisci. E invece niente. A me piacciono più queste. Io avrei comprato queste. Fatemi sapere nei commenti quale avreste comprato tra le due. Io faccio questo ragionamento qui. Ragione. Tu mi hai dato... Devi decidere tu. Ok, devo decidere okay. Io. Però posso fare anche dei regali. Certo. Perché è vero, mi servirebbero tante cose, però non è che... Cioè, non ho bisogno di niente di clamoroso. Però voglio fare così, voglio fare questa cosa qua. Una scarpetta per me e una per Cristian Massimino. Grande Cristian Massimino, il mio idolo. Questa qua per me oppure quell'altra per me e facciamo un F50 e una Predator. Va benissimo ragazzi. Numero. Vai con il numero. Vado col numero. Allora, aspetta, vedo. 43. Però non so se prendergli l'F50 a Cristian Massimino io questa o viceversa. Quale mi consigli per me? L'F50 o questa qua? Questa qua. Allora mi prendo io questa qua e Cristian Massimino l'F50. Allora, 90 più 60 siamo con due articoli a 150 euro spesi. 150. E due articoli. Vedete perché è difficile? Non è facile. Tony, mi confermi? 150 stiamo. Due prodotti. Due prodotti, 150. Te ne mancano 8 e 850 euro. Credetemi, non è facile, è tosto. Allora, qua Enzo vedo troppi 9, 19, 29, 30. Siamo troppo poco, cioè è pochissimo. Io, secondo me, i primi articoli bisogna mantenersi alti. Mario, dici. Secondo me è un bello sport che potresti fare, non so se già lo pratichi, il padel per esempio, adesso va di moda in una maniera grandiosa. Però il biliardo non ti piace? Il biliardo sarebbe... che cazzo! 609! Però 609 e arriverei a... 760. E ti mancherebbero 7 articoli, però poi là ti puoi gestire magari con roba un po' meno costosa. Tipo così, ma non 609, che mi può interessare? 200, 300 euro... Ma sempre quanto riguarda il biliardo... No. Tavolo da ping pong. Tavolo da ping pong. Tavolo da ping pong, sì, viene sui 2,99 un primo prezzo. Andiamolo a vedere, dai. Enzo, ma che ne dici di un bella ciclette, tapirulan? Ma chi è il chef Frank? No, anche per te, per mantenerti. guarda questa è bellissima. Fai tutto qui, cioè, oh. No, Tony, io la palestra la lascio fare agli altri. Ma si peggi me. Questo è interessante, questo qua di il tapirulan. Molto interessante, però... Mario,
tavoli da ping pong dove li possiamo trovare? Perché possiamo dire quelli esposti che sono all'esterno del negozio. All'esterno del negozio. Allora andiamo a vedere i tavoli da ping pong. I tavoli da ping pong esposti fuori. Chi si tavola da ping pong? Uno su. No, 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 no. C'è il pollice in su. Facile da muovere. Facile di chiusura e apertura. Stabilità. Peso 60 kg. Si può fare, si può fare. Ci ha raggiunto Rosario all'esterno, ragazzi. Per Mario non ce la facevi più. Mario già non ci supporta più. Non ci supporta più. Quindi ora Rosario tocca a te. Rosario, aiutaci. Allora, io voglio un tavolo, ciao, da ping pong. Questo qua però costa troppo. Magari ci sono altri prezzi. Com'è? Allora, ci sono altri modelli. Abbiamo questo da 319,99, che è praticamente un modello di gamma superiore. Differisce nel sistema di chiusura, nel pianale e ovviamente nella struttura per muovere il tavolo. Va bene, si può fare, si può fare, va bene, si può fare. Lo stock in deposito c'è, potenzialmente lo posso ordinare e farlo arrivare a casa. Non ci credo. E allora andata per questo. 319,99. Vabbè, fa 3 vinti, ah. Allora sono 150 più 3 vinti. Siamo a 470 euro. Con 7 articoli restanti, rimanenti. Che ci resta? Che dobbiamo comprare? Già hai fatto che... fuori mezzo budget. Quasi. Che ne pensi? Ma un ragionamento. No, dai. Va bene, va bene, va bene. Ma devo ragionare io, devo ragionare. Devo lasciare solo alla cassa se spendi una cifra diversa. Mamma mia, e chi è te? Problema tuo. Rubo da Decathlon per la prima volta. Rosario, che ne pensi? Che c'è la guardia, il sistema di vigilanza e ti fermeranno all'uscita. Io sono già contento. Non contento. Contentissimo, okay. Non contentissimo, ancora di più. Voglio fare qualche regalo. I diretti interessati siete tu e Chef Franco. Un monopattino. Che figata, che figata. Non ci credo, Tony tubo nudo. Ma poi t'accatti il cazzettino però, vabbè. Cioè, nel senso che... 3,99, oddio, potrei ancora... Rosario. La nostra mente sta andando nel monopattino. Allora, questo qua com'è? Allora, in realtà questo è il V40, che è questo qua. E puoi tranquillamente provarlo. Non ci credo. Però te lo vado a prendere da dentro, te lo faccio. Prendi bicicletta, comoda. C'è questa qua, 499,99, telaio in alluminio. No, mi piace questo. Ci sali sopra e vedi le sensazioni in sella alla bici come sono. Grazie Tony! Wow, Rosa, è proprio scomodo sta cosa. È la missione di altezza. Va bene, mi piace. 4,70 più quanto abbiamo detto? 3,60. 360. Siamo a 830 euro e abbiamo comprato fino ad adesso 4 prodotti. Direi che questo qua non so cosa regalare a Tony, ma voglio regalargli la felpa Adidas. Non so se col cappuccio senza. Vuol dire almeno col cappuccio senza. Con mollica. Con mollica senza. Due XL. Olè! Non ci credo. Vedi un attimo. Cioè, in realtà lui voleva prendermi l'altra, però non c'era la taglia, quindi siamo andati su questa. Cioè, è andato su questa. Controllo. Sì, c'è scritto 6 XL giapponese, quindi sì, è lei. 2 XL. Sì, europea. Questo poi prezzo, dirò se okay. Mi piace o no. Prezzo 45. 45 euro mi hai speso. Devi fare 170. Sei un grande. 8,75. 875 euro, 5 prodotti al carrello. Nuovo articolo, quanto andiamo a spendere? Questo qui costa... 39,99, 40. Siamo a 915 euro. Questo è un regalo per chi? Questo è un regalo per il mio videomaker, Jacopo Lamax. Siamo, quindi mancano 4 articoli. 85 euro da spendere, vai. Ok. Quanto costa? 26,99 della Kipsta. Pallone, secondo me ci può stare. Ci potrebbe stare. Quello della Champions quanto costa? Costa 35,99. Quale scelgo? Per me è la Champions, Napoli andrà in Champions, quindi per forza Champions. Sono indeciso, ma ovviamente Champions League. Scegliamo la Champions League. Quanto stiamo, caro Tony Tubo? Non lo vuoi sapere, 951. 951 e mi hai mancano 49 tre prodotti. Euro, tre prodotti. Tu veramente devi avere tre bottigline d'acqua, che sono lo stesso prodotto, quindi non puoi. Devi stare calmo. Va bene, metti il pallone della Champions, vai. Reparto pantaloncini per abbinare alla felpa. Prendiamo questo pantaloncino di Silvio. Direi che ci potrebbe stare, sì, no? Ma la felpa è negato, non è tu. Papù, però l'abbiniamo. Ragazzi, pantaloncino, taglia L, Adidas. Sempre da regalare all'editor. Sì, sì, lo regaliamo. Va bene, su, io. Lo abbiniamo, dai. Quanto siamo? Più 20 euro. 9,71, signore. 971 euro. Due prodotti ancora da acquistare, sciale. Sto cominciando a surare. Mi sa che te la stai vedendo brutta. Su 1000 euro direi di fare un regalo a Chef Franco. Assolutamente, Chef Franco se lo merita. 6 euro. Sì. Chef, per te.
Certo, fra, io non c'entro niente, è stato tuo figlio, mamma. Scusa, mio papà, ti voglio bene. Franco, ti vorrei dire solamente che la maglia che ti abbiamo regalato ti regala libertà di movimento, gestione dell'umidità e soprattutto leggerezza per soli 5,99€. Va bene, papà, perché ti voglio bene. Ultimo prodotto. Ultimo prodotto da acquistare che deve costare 23€, 22-23€, non di più. Una volta si chiamava maglia da salute, mo belle e buone, maglia termina. Ma stai zitto, togli. Cioè, tutte queste novità da giovani, io non le capisco. Ragazzi, taglia L, maglia nera per il prezzo di 19,99€. Cioè, allora, 9,77 più 20€. Secondo i nostri calcoli siamo arrivati a 997€. Ora andiamo in cassa e andiamo a controllare se tutto sul ragionamento è giusto fatto o meno. Bene o meno. Allora sono 991,90€. Ce l'abbiamo fatta, Enzo! Necessita di una busta? Enzo, necessiti di una busta? No. Era un tranello, l'hai capito? L'undicesimo oggetto, me lo fa a me. Porto tutto a mano. Mamma mia, ragazzi. Uno. Non ho parole. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 8,50 un attimo. Uno, due e tre. Una cosa pizza, farai con 50 Tony, scusami. Mi compro una pizza. Come sono stato? Sei stato un grande, mi hai fatto pure un regalo. 991,90€. Grazie. Arrivederci, grazie. Ragazzi, sono ritornato a casa e sono pronto a svelare a Chef Frank e a Cristian Massimino 1000€ challenge, 1000€ di budget, 10 oggetti. Io ho comprato il pallone della Champions League. Questo è bellissimo. Bellissimo. Fino a qui ci siamo. Pantaloncino dell'Adidas. Bellissimo, pantaloncino rubato. Pantaloncino rubato. La felpa dell'Adidas. Ho preso la maglia termica per il freddo. Ma questi stiamo parlando sempre di prezzi bassi, eh? Sì. Poi. Decathlon c'ha bei prezzi. Poi ho preso queste qua per me e i signori per Cristian Massimino. Che se sui scarpetti il Popovic, che non lo milano, quando lo paga. C'è da Dabbo. Ma io lo provo che ci sono andati prima loro. Ma come si chiama il nominato? Pavlovic. Ah, Pavlovic. Ma per me non vedi niente. Per Chef Franco, su 1000€ di budget, abbiamo preso questo. La maglia d'Italia. Questa qua. E se ti piace? E che maglia è questa? 6€. No, chef, no. Mi piace, invece mi piace la bicicletta, allora, mi fa pedalare un po'. Io in tutto questo... Quando speso? No, non ho mai speso 1000€. Ma manca 100€ speso. Ti ha detto che costa poco. Cristian, ma innanzitutto ti piacciono? Sono bellissimi. Sono tutti e due belli, Sono arrivato a 1000€ perché ho speso 360€ per una bicicletta. Ci spera che abbia dell'elettronica. No. Elettrica. No. E cosa? Ti fa saiuto e ti ferma là fuori. Lo sandino a metà strada. E poi, qui ci possiamo divertire. Tavolo da bingo. Ah, bello. Va bene. Vabbè, è grande. No. Si può piegare. Vabbè, sì. Con le ruote sotto. E sono arrivato a 1000€ e sono riuscito a vendere nella challenge. Si mette forte. Vivi go, togli tu un po' regno. Ragazzi, dopo tantissimo tempo dallo shopping di 1000€ con Tony, finalmente tutto quello che ho comprato ce l'ho. Le due cose più importanti mi sono arrivate a casa. E partiamo ovviamente dalla bicicletta. Cioè, guardate qui. Che spettacolo questa bicicletta, bellissima. E ho solo comprato questo per fermarla, però guardate qui. Dite voi, Sciale, ma perché l'hai messa qui dietro? Perché non c'è spazio. Guardate qua, il grande ping pong. Adesso ci divertiamo, l'ho appena finito di montare. Grazie Tony, mi raccomando, voglio dovete lasciare una marea di mi piace per questo video. E Tony, ti aspetto qui per fare una bella partita di ping pong. Non dico la bicicletta perché altrimenti dovrei una fan, ma è pure a me. Va bene? Tony Tuborigna. Sempre, grazie presidente. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti il prossimo ospite con cui fare una giornata di shopping estremo. Da Tony Tub è tutto. Tony, posso dire due parole finali? Grazie. Dica. Di tutto, mi hai reso felicissimo. Non è stato facile. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta e grazie di tutto. Tanto venga a giocare pure a ping pong, quindi siamo a posto. Perfetto. E ciao.